C'è arrivato un filmato un po' di tempo fa dove questo bambino ci presentava un amico particolare, un pony. Beh. Ma si siede a tavola con loro. Ma no, no, guarda, guardiamo. Non siamo in un ranch del Texas, ma ad Agropoli, in provincia di Salerno, per conoscere una famiglia sui generis composta nell'ordine da... Mi chiamo Giampiero e sono il papà. Mi chiamo Karin e sono la mamma. Lui è Giovanni, il primogenito. Lui è Carmine, il secondogenito. E poi c'è Poker, un simpatico pony nero pomellato che da circa un anno è diventato parte integrante dell'allegra brigata dei Lancellotti. Giampiero, 30 anni, addestratore di cavalli, a voler regalare a suo figlio un compagno di giochi a misura di bambino. Io vengo da terza generazione che abbiamo un allevamento di cavalli, sono stato sempre appassionato di cavalli. Mio padre, io quando ero piccolo, mi ha regalato un pony, avevo circa 3 anni, e così voglio fare anche io con mio figlio perché a me piacciono gli animali. C'è chi ha un cane, chi un gatto, chi un pesciolino. Giovanni invece, 3 anni, vive con un pony, alto appena 75 centimetri. Lui è un falabella di razza argentina e non cresce più di 75 centimetri. Per questo pure noi lo teniamo in casa perché è piccolino, è tipo un cane San Bernardo alano, così. Ma chi è che si occupa di Poker a casa? Specialmente Giovanni, perché l'abbiamo delegato a lui il compito di dargli da mangiare e di stare in compagnia, giocano insieme anche fuori nel giardino. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Un pony tutto speciale Poker, addomesticato da Giampiero, offre la zampa proprio come un cane e ha anche imparato ad accogliere gli ospiti a casa salutandoli con un inchino. Questi animali qua non hanno bisogno di molte cure, però comunque bisogna curarli, spazzolarli tutti i giorni, mangiare regolarmente mattina e sera, acqua sempre disponibile, e poi devono stare all'aperto. Poker e Giovanni sono diventati inseparabili, stesso carattere giocherellone, stessa criniera all'insù. Insieme guardano addirittura la televisione comodamente seduti sul divano. Devo dire la verità che perché è un po' pigrone, non dà molto fastidio, si mette a una parte quando sta in casa, gli limite ogni tanto quando viene vicino perché vuole qualcosa da mangiare. Poker ha anche il suo posto a tavola, altro che carote, lui è goloso di pane e biscotti e quando ha fame sale sul tavolo con la zampa. Lui c'ha il cuscinetto suo, sale sul cuscinetto e si mangia la roba che ci mangiamo noi, tipo il pane, che gli piace tanto il pane. Una passione, quella per i cavalli, condivisa da tutta la famiglia. Chi l'ha detto che il principe azzurro arriva in sella ad un cavallo bianco solo nelle favole? Fu proprio così che Giampiero conquistò Karim ben 13 anni fa. Sì, sì, è verissimo. All'inizio io avevo molta vergogna, quindi lo vedevo passare dal balcone, io là che lo fissavo, poi alla fine siamo conosciuti. E nel 2001, dopo un lungo fidanzamento, le nozze, in carrozza naturalmente. C'erano 3 carrozze che portavano i miei genitori, i genitori di mio marito e me. E lui aspettava col suo cavallo bianco davanti alla chiesa e poi c'era tutto il resto di cavalli che ci accompagnava dietro le carrozze. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Oggi è Giovanni che non perde occasione per cavalcare il suo pony. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo. Quando Poker si stanca viaggia tranquillamente anche in macchina e va pure al bar. Si avvicinano tutti perché vedono la novità, dico tutti quanti con il cane, noi abbiamo il cavallino. Però diciamo che sono proprio, sono curiosi tutti i bambini quando ci vedono per strada. You keep saying you got something for me. Giornate movimentate, quelle che regala ai Lancellotti, che adesso dopo 2 cowboy, chissà, sognano una piccola amazzone? Non lo so, più in là, adesso sono troppo impegnata per pensare anche a questo. Nel frattempo, ad allargare ulteriormente la famiglia, arriverà presto un nuovo amico, rigorosamente a 4 zampe. Sicuramente, perché alla fine non possiamo fare uno col pony e uno col pony, l'altro senza pony, tutte e 2 col pony. One of these days these boots are gonna walk around.